Os 2023 continua, ci troviamo allo stand di Caffè Vergnano S.P.A. e siamo in compagnia della testimonial del progetto Women in Coffee, Federica Pellegrini. Federica, tu sei pluripremiata, hai vinto praticamente di tutto negli ultimi 20 anni. Che cosa ti ha spinto ad aderire a questo progetto? Beh, è un progetto che parla soprattutto alle donne, alla stessa possibilità che viene dato alle donne e agli uomini, cercando di appunto agevolare le donne in piantagione, aiutarle nel loro lavoro con una raccolta fondi che viene fatta tramite questi oggetti in rosa di Caffè Vergnano. Oltretutto Caffè Vergnano sostiene quest'anno con delle borse di studio la mia Academy di nuoto, quindi diciamo che è un progetto comune che collega sicuramente il mondo caffè ma anche lo sport. Tu hai firmato tanti piccoli diplomini pochi minuti fa e io con curiosità ho detto: ma cosa saranno? Ma no, in realtà sono delle card che vengono date oggi qui allo stand per spiegare un po' cos'è Women in Coffee e questo progetto che andrà avanti. E diciamo che c'erano anche dei piccoli diplomini, delle card che saranno poi messe in vendita proprio con i ricavati, proprio a supporto delle donne di questo progetto. Sì, assolutamente. Women in Coffee apre una raccolta fondi di questi oggetti, appunto, come ho detto prima, in rosa, e ai quali sopra porrò il mio autografo, e appunto è una raccolta fondi per un progetto sicuramente molto interessante per me. Negli ultimi 25 anni appunto tu hai vinto di tutto, non te lo voglio ricordare, ma 180 medaglie in tutto in tanti anni rappresentano insomma un record vero e proprio. Sei una combattente ma sei anche una vittoriosa e valorosa vincitrice nella vita. Ritieni che attraverso il tuo apporto e in che modo in questo caso possa esserci un'importante crescita delle donne non solo in ambito caffeicolo in Honduras ma anche in altri settori? Beh sì, diciamo che mi batto da sempre per la parità di possibilità, almeno partiamo dalla base per quanto riguarda lo sport, quindi legarmi a questo progetto di Caffè Vergnano, che è appunto Women in Coffee, che parla soprattutto alle donne in piantagione, sicuramente diciamo parte dagli stessi valori comuni, si allargherà sicuramente nei prossimi anni tramite la mia accademia e tramite appunto questo progetto Women in Coffee, e vedremo dove ci porterà, noi ce la mettiamo tutta. Federica, qual è il tuo rapporto con il caffè? Beh, è un rapporto molto stretto perché comunque sotto competizione o sotto allenamenti diciamo che il caffè ci dava quel boost in più che insomma solo il caffè italiano può dare, secondo me. Federica Pellegrini, grazie. Grazie a voi.